Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro un programma davvero utilissimo che ci permette di velocizzare Windows e aumentare gli FPS in maniera completamente gratuita e anche semplice. Prima però di iniziare questo video, ci tengo a consigliarvi di creare un punto di ripristino per sicurezza nel caso poi, dopo aver utilizzato il programma e cambiato alcune modifiche, aveste dei problemi. In realtà non dovreste averne nessuno, ma lo creiamo per sicurezza. Per chi non lo sapesse, il punto di ripristino serve a resettare le impostazioni, i cambiamenti eseguiti dopo aver scaricato il programma di cui vi mostro oggi in questo video. Quindi creiamolo per sicurezza. Cerchiamo sulla lente di ingrandimento in basso la frase "crea un punto di ripristino", dopodiché lo apriamo, selezioniamo il disco C del sistema e clicchiamo su Crea. Diamo un nome del tipo Backup e premiamo Invio oppure clicchiamo su Crea. A questo punto attendiamo che venga creato. Possono volerci 1-2 minuti. Quando ci esce scritto Creazione del punto completata, clicchiamo su Chiudi e abbiamo fatto, ragazzi. Adesso, nel caso, dopo aver scaricato il programma che vi mostrerò tra poco e aver eseguito tutte le modifiche che vi mostrerò, se avete dei problemi, ritornate qui dentro su questa interfaccia e cliccate su Ripristino Configurazione di Sistema. Dopodiché cliccate su Scegli un punto di ripristino diverso, Avanti, e selezionate il punto di ripristino che avete creato. Cliccate su Avanti e una volta fatto cliccate su Fine. Vi verrà riavviato il computer e riportate le impostazioni come erano prima di effettuare modifiche con il nuovo programma. Detto questo, eseguiamo il programma di Quick Boost. Clicchiamo su Ulteriori informazioni, Esegui comunque e andiamo ad ottimizzare il nostro Windows. Clicchiamo su Ok. Benissimo, la prima cosa che dobbiamo fare è attivare l'Enable Exclusive Full Screen and Disable Xbox Game Bar. Clicchiamo su Ok, poi attiviamo Disable Startup Telemetry, clicchiamo su Ok, disabilitiamo l'accelerazione mouse, Ok, facciamolo anche con Disable Power Saving, importiamo Quick Boost Power Plan, applichiamo i System Profile Tweaks, dopodiché clicchiamo su Disable Startup Programs Manual e disabilitiamo tutti quei programmi che si avviano all'avvio di Windows. Come vedete, io ho disabilitato tutto perché, ragazzi, non mi serve che si avviino quando accendo il computer. Se uno di questi programmi dovesse servirmi, li avvio io manualmente, perché altrimenti, se si avviano all'avvio di Windows, abbiamo un ritardo di accensione. Quindi disabilitiamo tutto tranne l'antivirus se lo avete e poi chiudiamo. Benissimo, adesso andiamo sul secondo pulsante che troviamo ai lati dello schermo e clicchiamo su Disable Power Throttling. Ok, facciamo lo stesso su Memory Tweaks. Ok, attiviamo Hardware Data Queue Size. Ok, poi andiamo sul terzo pulsante ai lati dell'interfaccia, clicchiamo su Clean Temporary Files, poi su Clean All Log Files, aspettiamo che questa interfaccia si chiuda da sola. Una volta fatto, clicchiamo su Run Windows Clean Manager e attendiamo. In questo modo puliremo anche il disco da file spazzatura generati da Windows e che rallentano il nostro computer. Inoltre aumenteremo anche lo spazio disponibile sul disco. Una volta finito, vi scomparirà l'interfaccia. Clicchiamo adesso su Clean All Temporary Files e aspettiamo. Quando finirà, si chiuderà da solo. Infine andiamo sull'ultimo pulsante che troviamo sempre ai lati dello schermo e clicchiamo su Disable Notification, anche su Disable Clipboard History e anche su Disable Transparency Effect. Detto questo, ragazzi, possiamo chiudere il programma che ormai non ci serve più e riavviare il computer per rendere effettive le modifiche. Io spero che questo video vi è stato d'aiuto. Se sì, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se il vostro PC è migliorato e se si è velocizzato. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.